Ragazzi, buongiorno. Ormai questa è la mia postazione fissa. Ho chiuso tutte le vetrate, primo perché ho paura che Angelica si svegli, nel senso che sveglia dalle 6, ha questa euforia di andare all'asilo che io non pensavo fino a un mese fa, non pensavo che avrebbe mai avuto, invece ha proprio l'euforia. Ovviamente sottofondo si sente, non so se l'avete percepito, il rumore dello scarico del gabinetto. E questo cosa significa? Significa naturalmente che mio marito è nei paraggi. Comunque, a parte questo, è dalle 6 che appunto è lì che si vuole alzare. Abbiamo cercato di riaddormentarla anche perché poi ho paura che, insomma, durante la mattinata poi abbia sonno all'asilo. E quindi adesso sembrerebbe essersi riaddormentata. Infatti, Omar si è alzato adesso, che è un po' tardi per lui in realtà. Comunque, vi stavo dicendo, le ho anche chiuse perché avevo acceso la stufa alle 6 e adesso l'ho spenta. E quindi, insomma, c'era il rumore forte della ventola, però adesso si sta spegnendo perché da quando ho iniziato a parlare sembrerebbe essere diminuito. Comunque, teniamole chiuse così magari, anche se c'è un minimo rumore di sottofondo, non si sente, per quanto ovviamente le vetrate non possano essere considerate delle porte vere e proprie, però un pochino aiutano. Allora, sto preparando lo zainetto di Angelica. Questo prima che lei iniziasse a fermarsi a pranzo. Lo preparavo una volta a settimana e lo lasciavo lì nell'armadietto. Quando andavo a prendere la bambina lo lasciavo lì perché tanto dentro c'è soltanto il cambio e raramente la cambiavano, nel senso che proprio se dovevano cambiare il pannolino che magari si sporcava, allora ok. Invece le cambiavano solo il pannolino, però il cambio dentro era pulito, quindi io una volta a settimana me lo prendevo insieme all'asciugamano e al suo bicchierino, portavo a casa e sostituivo tutto quello che c'era da sostituire. Adesso che invece si sta fermando a pranzo, ovviamente ogni giorno si sporca perché la signorina protesta perché non vuole indossare il bavaglino. L'altro giorno sono andata a prenderla, ogni volta che la vado a prendere, vi giuro, cioè io vorrei scavarmi una fossa mentre le maestre mi parlano. Praticamente non si vuole mettere il bavaglino. Allora la maestra mi ha detto: io ho insistito, mi sono impuntata e l'ha vinta lei perché non c'è stato verso. Lei ha sempre odiato il bavaglino, anche da piccolina non l'ha mai voluto indossare, quindi sinceramente non avevo dubbi su questa, cioè me lo aspettavo, però sinceramente mi aspettavo anche che, essendo un'estranea che glielo imponeva, avrebbe dovuto avere un pochino più di timore, avrebbe dovuto ascoltare, giusto? Niente, lei non gliene frega niente. Lei potrebbe avere davanti anche, che ne so, boh, non lo so. Chiunque, la figura più spaventosa del mondo, più cattiva, che se ne sbatte e fa quello che vuole. Comunque, vi faccio vedere questa cremina qua per il cambio del pannolino. Sapete che lei ha ancora il pannolino, siamo in procinto di toglierlo. Comunque, me l'ha regalata mia cognata, ve l'avevo forse già segnalata. Mi aveva regalato questo insieme al bagnoschiuma. È meravigliosa, veramente meravigliosa. Just, non so come si pronuncia, io ogni volta sono un disastro con le pronunce. E comunque, allora, aspettate che ho la sua sacchetta. Calzine ci sono, le metto maglioncino, canotta e pantaloncino. Tanto sicuramente anche oggi la dovranno cambiare perché combina danni. Che poi io la vado a prendere subito dopo il pranzo, però loro comunque la cambiano sempre. Ok, questo è fatto. Adesso me lo preparo lì perché è capace che poi vado all'asilo e lo dimentico a casa. Lo devo preparare lì all'ingresso sulle console. E poi metto anche i sacchi per mettere il cambio. È arrivato l'uomo del WC. Abbiamo sentito tutti che hai tirato lo sciacquone, Omar. Omar è a dieta, ragazzi, è sofferente, non ha neanche più il fiato per parlare, guardate. Prova a dire ciao. Dai, che ce la fai? Ciao. Alla sera devo fare 300.000 pietanze, perché lui deve mangiare l'OIT. Comunque ho trovato delle ricettine buonissime che adesso se riesco man mano condivido con voi. Non so se sono buone perché sono buone o se sono buone perché lui è talmente affamato e Ma sono distrutto buone. che potrei dargli qualunque cosa che mi dice che è buono. Scusate, è svenuto. Ho avuto un mancamento dalla fame. No, vabbè, niente. Adesso
ah, mi devo mettere i pantaloni, c'ho ancora il pigiama sotto, adesso esco col pigiama, mi vesto, mi finisco di vestire perché sicuramente a breve Angelica si sveglierà, sono 7:30 e sicuro si sveglia prima dell'orario in cui si dovrebbe svegliare. Che cos'è? Siamo sotto la pioggia! Noi andiamo all'asilo! Come no? Andiamo a giocare con i bimbi all'asilo! Sei contenta? Sei contenta di andare a giocare? Ma smetti! Sei contenta di andare a giocare all'asilo con i bimbi? Sì! Oh, che bello! Dai, andiamo! Santo cielo, ragazzi! Un diluvio! Guardate come sono ridotta! Anche oggi super diluvio. Non voleva svegliarsi Angelica, ha preso sonno, si vede che si è addormentata dopo che Omar si è svegliato e niente, non si voleva svegliare. Poi a casa non abbiamo internet e solitamente io il mattino la sveglio per regolare la pressione dei pneumatici. Adesso dopo la benzina ci sono anche altre esigenze? Cosa vuol dire? Esplodono le gomme? Io vado, se esplode io la lascio lì in mezzo alla strada, che cacchio ne so, vabbè. Comunque, vi stavo dicendo che appunto siamo senza internet e lei solitamente al mattino è abituata che... questi tergiversalli... è abituata che la sveglio e le metto un po' il cartone. Non me lo chiede lei, però è una coccola in più che io le faccio, ecco. Mentre la vesto lei si guarda un po' i cartoni. Stamattina non c'era internet perché lei ama Netflix e quindi niente, gliel'ho messo qua poi nel tragitto in macchina e boh, nulla ragazzi, adesso vado a fare un po' di spesa, più che altro devo andare a comprare i pannolini e i pannolini io li compro da Eurospin perché mi trovo bene e dovrei prendere anche altre cosine ma faccio che prenderle lì e sta settimana non vado a fare la spesa grossa da Aldi perché tanto col fatto che Omar adesso e a dieta si vuole tenere, non insomma mi avanza un sacco di roba, anche perché la bimba adesso a pranzo mangia all'asilo, io tante volte il pranzo lo salto e quindi non ha senso andare a fare la spesa, prendo giusto poche cose tipo qualche verdurina sperando di riuscire a trovarla e mi avvio con questo tempo pessimo così poi torno a casa e mi metto a lavorare. Allora, dunque, da che cosa partiamo? Dai pannolini. Ho preso questi, con i quali ci troviamo veramente benissimo. Ce ne sono 40 all'interno e sono veramente stupendi. Poi ho preso due di questo latte cappuccino che avevo già acquistato ed è veramente buonissimo, è da shakerare e a me piace tanto. Poi ho preso un po' di buste di formaggio, perché queste non devono mai mancare. Poi ho preso la pasta per fare la minestrina, le stelline con conchigliette rigate e ditali grandi rigati. Poi abbiamo il porro, la zucca, ho preso quella già tagliata così almeno vado veloce, fagiolini, poi qui abbiamo noce moscata in polvere, origano e poi abbiamo la cannella in polvere. Poi qui c'è carote per fare una bella vellutata insieme alla zucca. Abbiamo poi il pollo, il petto di pollo intero, due confezioni di cosce di pollo. Poi ho preso della linea Amo Essere Veg questi burger di broccoli. Poi abbiamo burger con melanzane e pomodori secchi. Poi abbiamo mini burger con semi di zucca e lino, mini burger agli spinaci e burger ai broccoli. Poi ho preso basilico, questi sono surgelati, aglio perché io mi trovo bene e altra confezione di aglio, biscotti al cacao per Angelichina, succo di frutta alla pesca sempre per Angelica perché è l'unico che mi beve e poi ho preso le patate.
Ah, poi ho scordato di mostrarvi questo perché era rimasto al fondo del sacchetto. Ho preso anche questa bevanda, sempre della linea Amo Essere Veg, una bevanda vegetale alla nocciola. Adoro questa linea, ha dei prodotti veramente buonissimi. Adesso la proverò per la prima volta e poi vi farò sapere com'è. Mamma mia, ragazzi, che tempaccio! Mi sono fatta la doccia. Abbiamo allerta arancione per forti temporali. Volevo andare a sostituire il benedetto pigiamino di Angelica che ho preso della taglia sbagliata, ma dato che la macchina mi sta dando questo problema con le ruote e il tempo è una schifezza vera e propria, mi sa che evito. Quindi sono ritornata a casa, adesso ho sistemato la spesa, la mini spesa, e ora mi metto subito a lavorare. Comunque, mentre andavo al supermercato, cioè, ho vissuto un'esperienza terrificante alla guida. Io non so, la gente quando piove sembra che sia ancora più stupida nel guidare, veramente. Sembra che si impegni per complicare la situazione in strada. Allora, praticamente per accedere al supermercato ho percorso una stradina che è a doppio senso di marcia. All'inizio io pensavo che fosse a senso unico perché è talmente piccola che non mi aspettavo che fosse a doppio senso. E praticamente in questa strada, siccome è piccola, non si potrebbe parcheggiare, solo che la gente parcheggia lo stesso perché è praticamente vicino al capolinea della metro. E siccome i parcheggi della metro sono dei parcheggi a pagamento, la gente, pur di risparmiare, parcheggia ovunque e anche in questa strada, con la conseguenza che lo spazio, che è già poco, viene ulteriormente ridotto. Allora, praticamente io vado per percorrere questa strada, ero tranquilla. Ovviamente stava diluviando. Mi vedo arrivare mentre ero più o meno al centro di questa strada, nel senso opposto di marcia, quindi che veniva in giù verso di me, un tir, non un furgone, un camion, ragazzi, un tir, proprio un vero e proprio tir, perché lì ci sono tutti i supermercati e quindi ci sono i tir che viaggiano. Io non so se potesse accedere in quel tratto di strada, fatto sta che lui va avanti. Niente, stavo percorrendo questa strada, a un certo punto ho detto, ma si ferma questo? Non si è fermato. Non si è fermato, probabilmente approfittando del fatto che era grosso, pensava di spaventarmi, non lo so. A una certa mi sono ritrovata incastrata tra il tir, vorrei dire un sacco di parolacce, veramente, solo che non posso perché YouTube mi blocca. Veramente veramente sarebbe stato da scendere, vabbè. Non posso dire quello che vorrei dire, però sono veramente, cioè il classico omuncolo. Basta, mi devo fermare. Comunque, alla fine quelli dietro di me sono riusciti a fare retromarcia perché avevano più spazio. Io ero incastrata, mi sono ritrovata incastrata tra il lato destro in cui avevo tutta questa fila di macchine che non dovevano essere parcheggiate lì e il lato sinistro dove avevo questo tizio del tir. Ho provato a fare retromarcia, ma non riuscivo. Ho fatto un po' di retromarcia, però poi a un certo punto ero messa male e se avessi continuato ad andare indietro mi sarei fatta tutta la fiancata, sia della mia macchina che avrei fatto la fiancata di tutte le macchine parcheggiate. Perché per fare retromarcia in maniera decente avrei dovuto fare manovra, avrei dovuto allargarmi e appunto spostarmi e in quel modo sarei riuscita. Solo che avevo questo schifoso del tir che mi ha schiacciato, quindi non mi permetteva di andare avanti e di girarmi bene. E a una certa ho detto: ma cosa devo fare? Cioè, cosa faccio? Sono andata nel panico, avevo i sensori della macchina che suonavano all'impazzata, il display della macchina che mi segnalava tutto in rosso, era impazzito, ma perché ragazzi io ero a 2 mm dalle altre macchine. Ho detto: cosa devo fare? Cioè, sono andata nel panico. E niente, alla fine questo schifoso è venuto in avanti, ma mi è passato a tanto, ma tanto così dallo specchietto. Io ho tirato giù il finestrino e ho messo. Non avrei dovuto farlo, però di impulso mi è preso perché ho detto: se questo adesso mi spacca lo specchietto, se ne va perché era enorme. Cioè, io dalla mia macchina, che comunque è un SUV, la mia macchina, non è una macchina piccola, però comunque ovviamente era un tir, non riuscivo neanche a vedere, cioè vedevo a malapena dal vetro questo schifoso alla guida e cioè. Veramente mi stava facendo saltare lo specchietto e niente, lui se si fosse fermato e mi avesse fatto passare prima di imboccare quella stradina,
non ci sarebbero stati problemi. Invece ha dovuto fare l'arrogante, il presuntuoso, perché appunto ha approfittato del fatto che era grosso. E quindi niente. Quindi poi sul momento boh, sono ripartita. Fortunatamente non mi ha toccato la macchina. Però poi al supermercato, nel momento in cui mi sono tranquillizzata, boh, ho iniziato a star male. Mi è partito l'attacco di panico, perché sapete che io sono quella. E niente, alla fine, guardate, io ho preso la patente a 18 anni. Se potessi, non guiderei mai. Ho iniziato a guidare a 34 anni, ovvero quando abbiamo comprato questa casa, perché appunto sono stata costretta, perché nel fine settimana dovevo portare qua mio marito, perché lui si occupava di fare i lavori, avevo una bimba piccolina, non potevo fermarmi qua con lui, dovevo ritornare a casa perché dovevo darle da mangiare, la stavo svezzando in quel periodo, e poi soprattutto qua non c'era riscaldamento, non c'era niente, c'era un sacco di polvere, e quindi dovevo per forza ritornare a casa. E alla fine, per causa di forza maggiore, sono stata costretta a riprendere a guidare. In realtà prima guidavo, ma ogni tanto, raramente, anche perché dove abitavamo non c'era la necessità, perché comunque ero comoda anche con i mezzi pubblici. Però vi dico, sono poi partita, io vado tranquillamente, mi piace anche guidare con la pioggia, ma l'episodio che mi è successo questa mattina mi ha messo una sensazione di angoscia addosso, di paura, che mi ricorda quella paura che provavo l'anno scorso quando appunto ho ripreso a guidare, dopo tanti anni in cui ero stata ferma. E ancora adesso, cioè dopo devo andare a prendere la bambina, ma ho l'ansia di mettermi in macchina. Non capisco perché mi abbia scatenato questa cosa, probabilmente perché mi sono talmente tanto spaventata che mi ha fatto venire l'ansia. No, allora questa ve la devo far vedere. Ho finito di mangiare, ho mangiato proprio al volo e mi sono detta mi faccio un caffè. Boh, questo è il risultato. Questo è il risultato. Un caffè dovevo fare, adesso mi devo mettere a lavare tutta la cucina. È il bello che cioè, sto continuando a far danno oggi veramente. Oggi non è proprio giornata. Oggi non è proprio giornata per me. Ragazzi, ho interrotto il lavoro, adesso mi sto preparando per andare a prendere Angelica. Comunque mi sono resa conto di una cosa: finalmente ha abbandonato i dinosauri, i cavalli, i trattori ed è passata a una nuova tipologia di giochini. Sto naturalmente parlando delle decorazioni per Halloween. Forse era meglio che continuava a usare i trattori e i dinosauri. Comunque, tutto ciò che viene utilizzato come decorazione per Halloween è diventato ormai il suo gioco. Quindi, cioè, non so se sia una fortuna, ma sono giochini un pochino inquietanti. Tra l'altro all'asilo stanno allestendo tutto per Halloween, stanno mettendo tutti i festoni e ieri che sono andata a prenderla era tutta contenta, mi ha fatto vedere tutti i festoni che la maestra stava mettendo su, cioè è proprio una gioia per lei. E io che pensavo che avesse paura. Io ho comprato un sacco di festoni e mi sono detta ma sicuramente non potrò utilizzarli perché lei avrà paura, invece no, lei è contentissima. Ma guarda questa. Ma guarda te che bella vita che fa questa qui. Mi sta deformando tutti i cuscini con la sua ciccia. Ma guarda che roba, guarda. Oh, scusa, ti ho disturbato. Vado via. Ritorno a dormire. Guarda che cadi giù, eh. Ho ho ho! Allora, noi siamo nel letto che guardiamo i cartoni, ovviamente con i giochi da bimba, il dinosauro e il fantasmino di Halloween. Adesso mi cambio, mi metto a preparare la cena. Omar stasera va alla riunione dell'asilo per l'elezione del rappresentante e poi anche per presentare un po' la situazione, insomma, per quanto riguarda le attività che faranno. E adesso noi siamo qua a casa beati e non voglio sapere niente se le maestre diranno qualcosa di questa piccoletta, se diranno quello che combina. Senti, ma domani vuoi andare a giocare all'asilo con i bimbi? No. Allora ragazzi, preparazione cena in corso, stasera ricettina gustosa e anche molto semplice. Andrò a preparare il pollo in friggitrice d'aria, utilizzerò la friggitrice perché sarà più semplice, più veloce, il forno ci impiega un'eternità e andrò a fare anche il contorno di fagiolini.
Dopo aver eliminato le estremità dei fagiolini e averli sciacquati sotto l'acqua, vado a immergerli in una pentola di abbondante acqua salata e li faccio cucinare per circa 25 minuti. Successivamente li andrò a scolare, li farò raffreddare e li andrò poi a condire con olio, aceto e sale e un pochino d'aglio. Metto poi a marinare delle cosce di pollo utilizzando semplicemente l'olio extravergine d'oliva, il rosmarino e un pochino di sale. Di tanto in tanto vado a girare le mie cosce di pollo e le lascio marinare per almeno 30 minuti. Più li lascerete all'interno degli aromi e più saranno saporite. Nel mentre mio marito è rientrato a casa dalla riunione dell'asilo di nostra figlia e mi racconta tutto quello che combina. Perché quando si vuole imporre si impone bene, ha detto la maestra. Cosa vuol dire? Voleva spegnere la luce a tutti quanti. Cosa voleva spegnere la luce? E ci arriva o non ci arriva, poi si arrabbiava quando non usciva, Ma quando voleva era più. spegnere la luce in Ci dai classe? interruttori. Angelica, in classe? Io non ne voglio sapere queste cose, per quello ho mandato te alla riunione. Ti avevo che ci vede, No, perché era no, no. l'unico papà, dai. Senti, ascoltami, io già la vado a prendere tutti i giorni Guarda e sento le che. maestre sbraitare che ne combina di ogni, almeno le riunioni, beccatele te. Dopo aver sentito che mia figlia è una scolaretta modello che non ascolta una mazza e vuole fare quello che vuole, vado a mettere le mie cosce di pollo in friggitrice ad aria, le faccio cucinare per 35 minuti a 200 gradi. Angelica, cosa hai fatto oggi all'asilo? Me l'ha detto la maestra. Volevi spegnere la luce a tutti i bimbi? Non si spegne la luce mentre siete in classe, eh? Monellina, capito? Non devi spegnere la luce. E non Ti devi ha sgridato la scrivere, maestra? sui muri, Angelica. Sì, me Eh l'ha detto sì. la maestra. Mi ha detto la maestra che hai scoperto dove sono i biscotti all'asilo. Che vai di nascosto a rubarli? Di... Stanno andando a rubarli anche qua i biscotti. Combinando il mostro? Preparare da mangiare in queste condizioni, correndo. Guarda, adesso metto il piede sul trattore e mi andiamo a comandare il maneggiare con il Adesso cuore. Ti cucinai da mangiare, amore. Andate a farvi un giro, padre e figlia, che io devo andare a finire di cucinare. Una volta completata la cottura, le cosce di pollo saranno buonissime, cotte alla perfezione e anche croccanti, oltre a essere super saporite. Vado appunto a comporre il mio piatto con i fagiolini che avevo precedentemente condito e le mie cosce di pollo. Per me la friggitrice d'aria è una salvezza perché mi permette di preparare rapidamente dei piatti super saporiti in poco tempo senza sporcare praticamente nulla. Finalmente se ne sono andati tutti quanti di là a prepararsi per la manna, il momento più bello della giornata. Allora, cena promossa, veloce, super leggera comunque e soprattutto non ho sporcato praticamente niente. Per Angelica ho dovuto preparare un pasto a parte, praticamente qua abbiamo 300 pietanze, una pietanza a persona, fra poco pure le gatte chiederanno quello che vogliono loro, qualcosa di particolare. Vabbè, comunque nulla, adesso finisco di sistemare, mi vado a fare una bella doccia rilassante e ce ne andiamo a nanna. Vi mando un bacio grandissimo, ci vediamo nel prossimo video.